Buonasera, ministro Bellanova. Grazie. Sì. Grazie. Sì. Perché oggi abbiamo una casa. Sì. E questa casa si chiama Italia Viva. Sì, certo, certo. La casa, sì, nuovo nome, dei riformisti. Sì, è vero. Una casa dove si arriva un ragazzo di Firenze. Che ha una moglie che si chiama Agnese. E chi sarà mai? È un papà accusato di fare false fatture. Deve leggerlo questo. Ma che ha una grande leadership. Gliela si lascia esercitare. Certo. Non ci si impegna per distruggerlo. Sì, certo, certo, quella, certo. Del papà non dovevi dirla però quella del papà. Cosa hai detto? Lasciami andare che sono Kerik, lasciami andare. Sì, ma chi dovevi dirla? Lo so io con chi parlo. Ma chi è? E lasciatemi dire le cose che c'ho dentro, perché ce ne ho tante di cose dentro. Ho capito, certo. Perché vedete, quello che è stato contestato non è il mio vestito. Cosa? No, ma il fatto che Italia Viva, Matteo Renzi, hanno detto che io posso stare lì. Sì, ma cosa? A dire che il contanzo a 3.000 euro non si tocca. Sentiamo una voce. Forse però per me l'avrei portata a 5.000. Sta buono, sta buono, mo ci arrivo un attimo. Cosa e questo facendo? Povero ragazzo di Firenze. Ma che povero ragazzo di Firenze? È stato sotto tiro delle banche, del PD, delle bande armate, del PD. Ma dove sono state? Altrimenti il tetto l'avrei portato a 10.000, 30.000. Chi offre di più? Ma senta, ma sentiamo Renzi ogni tanto. Ehi, Italia Viva! Cosa succede? È la casa dove la ricchezza è diversità. Sì, perché beh, chi ce l'ha fatta non è un nemico! Ma no, vabbè, però. E questa rivoluzione la fa una ex bracciante vestita con un copridivano! No, vabbè, ma no, ma con tante a 20.000 euro, puttana di una miseria! Ma come 20.000? E se non ci credete, almeno credete al leader che ho ingoiato! Cosa? Ragazzi, questo è forte, Renzi. Io avevo sbagliato tutto. Ma cosa avevo investito su Madia e Boschi, che erano fighe, sì. Vabbè, ma troppo azide. Madia e Boschi, sì. Adesso il colpo di genio, ragazzi, mi ha dato voce alla Bellanova. È vero, è un ex bracciante che ha l'enfasi di Landini, ma i contenuti di Briatore. Un po' è vero. Se provi a contestarla, tra l'altro, passi subito per sessista. Sì, infatti è vero, tutte le volte. No, sì, la prego, le chieda di chi è stata l'idea di tenere il tetto dei contanti a 3.000 euro, vai. Sì, beh, senta, di chi è stata, ministro, l'idea di tenere il contante a 3.000 euro? Sessista! Ma no! Me lo chiedo solo perché sono una donna, me lo chiede! No, volevo proprio sapere perché chi non è che se uno ce l'ha fatta, allora non può essere un esempio per la sinistra. Ho capito, il però merito è sinistra! Sì, lo però dico anche agli amici di Forza Italia. Ma sono già amici. Ecco, voi potete essere di sinistra anche voi, lo sono sempre stata io. Va bene, di sinistra! Come quelli di Forza Italia, però senta, ministro, la sinistra dovrebbe occuparsi dei deboli, non di chi ce l'ha fatta, no? Solo perché sono una donna che avesse colorato, ma mi si accusa di essere di destra. Ma, no, ma, guardi, ma io sono partita da bracciante, lo sappiamo, e poi sono entrata nel sindacato. È vero. Io l'ho scalato quel sindacato, infatti, poi sono entrata nel PD e quel PD l'ho scalato col sindacato. Sì, sì, sì. E appena giurato da ministro del PD, Ho subito cercato di farlo cadere. Quel governo appoggiato dal PD, perché io non sono né di destra né di sinistra. Ma cosa ci fai? Io sono come Renzi, hai capito? Come rivista e paracula, anche una grandissima stronza. Guarda che non ti cago più. Italia Viva, la casa dei